Era l'autunno del 1918 quando l'armata italiana nella piana di Vittorio Veneto spezzò l'ultima resistenza asburgica, portando il tricolore a sventolare su Trento e Trieste. Così si compiva l'epopea risorgimentale. Nasce allora la nostra storia. Per celebrare la vittoria ed il sacrificio dei 600.000 caduti, il comune di Sestri Ponente, non ancora annesso alla Grande Genova, nel 1922 decise, come molte altre città e paesi d'Italia, di forgiare un monumento. Dopo un concorso andato a vuoto, l'incarico fu affidato, l'anno dopo, allo scultore Luigi Venzano, un sestrese che sarà autore di altre opere similari per la città di Savona e altre delegazioni del ponente genovese. Non mancarono le vicissitudini e le traversie, soprattutto per la scelta del luogo. Entrarono in lizza le attuali piazza Montesanto, piazza Rosolino Pilo, piazza Baracca, piazza Ranco. Per la scelta si persero oltre 6 anni. Infine, il 1 dicembre 1929, il complesso bronzeo venne inaugurato, in contemporanea con quello di Cornigliano, come riportò la stampa dell'epoca. Grande fu la gioia e la gratitudine dei sestresi, come dimostrano questi documenti. Nemmeno un decennio dopo, un'altra guerra bussava alle porte dell'Europa. Quella lezione che i popoli non imparano mai abbastanza impose nel 1943 la fusione del bronzo per dotare la patria in armi di nuovi cannoni. Nel terzo millennio, dopo decenni di pace, nella nuova Europa, sopiti i ricordi, rimarginate le ferite, condivisa la storia, torna prepotente il desiderio di rivedere quel monumento, il monumento di Sestri Ponente, nella sua piazza. Lo chiede la gente, se ne fanno interpreti le istituzioni. La Regione Liguria, con la collaborazione della provincia di Genova, della circoscrizione del Medio Ponente e il contributo di alcuni sponsor, attraverso l'Accademia Ligustica, commissiona la ricostruzione del monumento. Si sceglie Pietrasanta per riprodurre il complesso monumentale. Dai gessi originali del Venzano, in misura 1:3, sotto la direzione del professor Chiappetta, Marcello Giorgi esegue l'ingrandimento delle 3 grandi statue che rappresentano un aviere, un marinaio e un fante. Grazie ai punti neri che vedete sul gesso con il paziente lavoro al pantografo, si riproducono le crete che danno il via al lungo e complesso processo che porterà alla fusione. Una procedura, quella eseguita dalla fonderia dei fratelli Lucarini, che si perde nella tradizione secolare, che si rifà a Michelangelo e Cellini. Una continua trasposizione di positivi e negativi, dalla creta al gesso, alle gelatine, alla delicata fase della cera che costituirà poi l'intercapedine necessaria a lasciare spazio al vivifico bronzo. La cera viene pazientemente applicata nelle forme in negativo, prima a pennello e successivamente a mano con regolare spessore. Poi si procede all'applicazione del sistema di colata, un apparato di cannelli che si ricongiungono nel loro percorso all'imbuto da cui scenderà il bronzo fuso. Ma ci sono ancora le fasi della terra refrattaria, della cottura a 600 gradi in cui si scioglie la cera. Poi il magico momento della fusione. Il riposo per il raffreddamento, la sabbiatura, l'asportazione dei getti, la saldatura dei fori, la pulitura paziente e delicata di ogni singolo pezzo. Infine l'assemblaggio per unire i pezzi di fusione, non meno di 10 per elemento, nelle magnifiche statue create da Luigi Venzano. E in ultimo la pennellatura della patina per ottenere quell'effetto del bronzo naturale con qualche punta di verde, come Luigi Venzano immaginò nel 1929. Nel 2004, 75 anni dopo, la piazza del monumento,
come i sestresi hanno continuato a chiamare Piazza Montesanto, grazie alla volontà degli eredi Venzano, alla competenza dell'Accademia Ligustica, all'impegno e alla disponibilità della Regione Liguria, supportata dalla provincia di Genova, dalla circoscrizione e dal contributo di molti privati, hanno riavuto il loro monumento alla vittoria e al sacrificio dei caduti per la patria.